È stata una partita molto tattica, a scacchi, giocata bene da entrambe le squadre, magari all'inizio un po' a contratti, inizio due, ma era normale. Noi siamo cresciuti soprattutto dall'alto della partita, ma soprattutto forte è stato il fatto che nonostante questo gol del 1 pari, con pochi secondi nel secondo tempo, la squadra non si è disunita, ha continuato a giocare come avevamo preparato e alla fine siamo andati alla lunga, siamo usciti fuori. Per me la Michele è un allenamento, io devo provare. Cose, è normale che poi puoi sbagliare e puoi anche non vincere o perdere. L'importante è che poi al momento del dunque, al momento che conta, la partita conta, il mister ha idee chiare. Io con le amichevoli lavoro e il partito ufficiale chiarisco tutto. Una dedica particolare per questo Napoli? Tante persone, non lo tengo per meno da. Sì, devo fare i complimenti a queste ragazze, all'allenatore, al mister Marco, a tutto lo staff, i dirigenti hanno dimostrato che lo scudetto non è stato vinto per fortuna, ma è stato vinto perché è un gruppo che suda, lavora, sputa l'anima negli allenamenti e poi nelle partite decisive si presentano come un corpo unico, che è la cosa più importante. Questa è la dimostrazione più forte che potevamo fare. Ma gli assenti hanno sempre torto, diceva qualcuno, se non ricordo male, quindi va bene così. Io lo posso solo dedicare alla città di Terni, a tutti i ternani e ai tifosi della Ternana, perché sono il sesto uomo, ma soprattutto danno un contributo anche economico a questa città, a questa squadra. Con tutto che è una città, c'è una crisi, c'è tutto, però non hanno mai fatto mancare il loro contributo economico, io questo lo ringrazio. Ti ringrazio perché ci aiuta a portare avanti questa squadra. E io lo dico sempre, la squadra non è della famiglia Basile, è di Terni e dei ternani.